Dunque la pagina sportiva riparte dal Corriere dell'Umbria. Siamo a Perugia, Grifo, i jolly dalla panchina. 4 dei 14 gol fatti arrivano dai subentrati, tra questi pure Iemmello alla Spezia, Melchiorri a Crotone, Juan contro il Frosinone, l'ex Benevento a Salerno e gli altri risolutori. E poi in basso Oddo recupera buon aiuto, Angella può rientrare a inizio 2020. Buone notizie dal fantasista che ieri ha svolto l'esame insieme ai compagni. Andiamo al volley, questa Sir non muore mai. 6 incontri disputati, la metà vinti al tie break, super Hugedorn con Monza, ma fa discutere Einen con il tourbillon di cambi e l'esclusione di Atanasievic per quasi 3 set. Tradizione confermata, la curiosità contro Soli è sempre dura, il coach fa soffrire i Black Devils sin dai tempi di Ravenna, ma quando è a Monza si ripetono le battaglie. Andiamo ancora al calcio, andiamo a Terni, le coppie delle fere, Gallo alza la testa per la rosa profonda, convincono Russo Mucciante, Damian Furlan, Nesta Onesti, fa ben sperare il ritorno al gol di Vantaggiato e Torromino. E poi in basso i precedenti, dai Ternana la Paganese ti porta bene, 4 vittorie e un pareggio, il bilancio delle partite tra rossoverdi e azzurro stellati. Andiamo a Gubbio, Gubbio si blocca pure Conate, ieri il difensore ha accusato un guaio fisico ed è uscito anzitempo in amichevole, al suo posto Torrente ha provato Maini, Manconi out per la partita di Piacenza. Buone nuove però per Benedetti, è tornato in campo e i tempi di recupero si accorciano. Intanto andiamo a vedere i dilettanti. Pontevecchio, Maitini lascia, Cascia di Pasquale va in panchina. Ancora siamo nel mondo degli arbitri, che bravo Capoccia, cravotta trotta ok, poche insufficienze, tra i migliori pure Verdoliva, Cipolloni e Nicchi, contestazioni per Nica, Anelli e Candi, questa la pagella dei arbitri. Andiamo al volley, a femminile, Bartoccini niente riscatto, rinviato ancora l'appuntamento con il primo successo stagionale, Busto passa, c'era voglia di rivalsa, le perugine ci provano nel terzo set ma poi crollano, insomma tra Bartoccini e Bustarzizio finisce 1-3. Andiamo al tennis, Giacometti vince in casa a Torgiano, da oggi a domenica si gioca a Narni, e poi per il judo Centro Tifernate, prestazione da urlo, tante medaglie al trofeo Fulginum. Questo era il Corriere, andiamo al Messaggero. Grifo tra Rajkovic e Angella, proposta al centrale serbo svincolato, risicate le possibilità di prenderlo per concorrenza e parametri economici. Il grifone e i medici hanno deciso, niente operazione, già iniziate le terapie. L'obiettivo è tornare a fine gennaio. E poi ancora dal Messaggero, parliamo di podismo, Marsciano tutto pronto per il via alla prima corsa delle Fornaci, e poi il grande volley, Sir Conad operato Ricci a gennaio torna in campo. Ancora il Messaggero, da Terni, Fere, la coppia del gol, Ferrante svela il motivo dell'abbraccio con il team manager, da quando andiamo a messa insieme le cose sono cambiate e quindi evidentemente c'è un buon risultato. L'altro bomber, Marilungo, guarda la capolista regina e dice sta facendo risultati pazzeschi ma il campionato è lungo. Ancora andiamo a Foligno, questione di carattere, questa volta gli episodi hanno premiato i falchetti, siamo in Serie D, parla Fondi, decisivo il fatto di averci creduto fino alla fine. E poi in eccellenza, Spoleto, Luparini è l'uomo del derby, giocavo col dolore, ora avanti così. E per il basket di C-Silver, giornata nera per tutte le Umbre, Todi sconfitto da Stamura Ancona. Era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa, prima di lasciarci anche uno sguardo, se vorrete, al meteo, perché comunque sia è una giornata, quella odierna, che sotto certi aspetti fa prevedere insomma pioggia e anche temperature che rispetto ai giorni precedenti possono rivelare qualche novità. Leggiamo dal Messaggero, voi lo vedete in grafica, piogge intense e quasi non stop. Oggi piuttosto
intense le piogge in tutta la regione, in attenuazione soltanto durante la notte, poi domani e giovedì annuvolamenti anche associati a piogge sparse, ma non mancheranno temporanee schiarite. Da venerdì e per tutto il fine settimana la regione sarà interessata ancora da nuove piogge. Insomma, non è proprio una bellissima settimana. Oggi usate l'ombrello, domani e giovedì qualcosa di meglio, ma da venerdì sicuramente ritornerà il maltempo. È davvero tutto, grazie per averci seguito, a voi una buona giornata.